Ci puoi presentare il tuo fucile modificato? Allora, questo è un M4 in combinazione Master Key. Bene. Praticamente è un M4 della GEG con alcuni gadget montati, ma non fanno testo per questa recensione. Quello che interessa è che è stato montato sotto un fucile a pompa della Double Eagle, il tutto sfruttando l'attacco RIS di un lanciarante M203 3-in-1 della D-Boy. Siccome io l'ho montato usando la staffa che si aggancia direttamente alla canna, avanzava questo attacco RIS da montare sulla slitta Weaver. Ho rimosso dal pompa alla Double Eagle la slitta Weaver dalle tre viti e il passo di foratura dell'attacco RIS della giornata combaciava con le forature sulla cassa del fucile, quindi è stato molto semplice fissarlo. Per renderlo più robusto ho usato una colla epossidica bicomponente per rendere più salda la struttura, anche perché oltre ad avere il funzionamento a pompa lo usi anche per imbracciare il fucile normalmente, e può essere usato in questa maniera, quindi col doppio sparo, quindi tu spari 4 palline contemporaneamente, oppure se hai finito il caricatore e sei in condizione di emergenza puoi usarlo in questo modo. La prima comparsa cinematografica l'ha fatta col film Predator, è lì che ho preso lo spunto. Nella condizione real viene usato per aprire le porte e non avere altri oggetti a penzoloni, diciamo così, della propria dotazione. Cosa vi devo dire? Interessante combinazione, molto sfiziosa, forse un po' poco pratica perché rimane leggermente sbilanciata, però fa la sua scena. Io sono un amante dei gadget e tanto quanto è molto gadget. È stato un piacere, ragazzi. Grazie mille a Farang per l'intervista, complimenti per la creatività, l'ultima panoramica su questo interessante homemade, anche il fucile molto bello, sprayato alla grande. Beh, grazie mille e buona giornata. Grazie a tutti, amici del Criminal. Ciao.